messe a stampa e divulgate in tutte le bande. Più o meno in questo periodo sono nate quasi tutte le bande anche del Trentino, e verso la fine dell'Ottocento, appunto all'inizio del Novecento, questa formazione strumentale ha avuto uno dei suoi massimi momenti di gloria, diciamo. È servita tantissimo questo tipo di cultura musicale, che così dovrebbe e è il vanto anche dell'Italia. Questo è un primo brano. In collaborazione con gli operatori turistici della zona. Ecco, il repertorio è stato scelto sperando che sia da accontentare un po' tutti, e poi ci saranno alcuni pezzi dove il corpo bandistico farà da spalla alle majorette che si esibiranno. Ecco, il presidente del corpo bandistico è il signor Ricci Aldo, e alla direzione è il maestro Carlo Schelfi. Ecco, noi ringraziamo un po' tutti, il gestore del locale che ci ospita, il pubblico che ci ascolta. Ecco, ringraziamo tutti e di nuovo speriamo di far presto e buon ascolto. Okay.